Una bellissima ragazza nel vagone del metrò di Tokyo. I posti a sedere tutti occupati. Lei e pochi altri in piedi. Legge un libro. Con la mano libera si tiene una sbarra al fondo del vagone. Molti la osservano. Lei ne è consapevole. Non ostenta in alcun modo la propria bellezza. Non ne è fiera. Anzi, da umile ancella, quasi da vittima, la offre agli sguardi altrui incantati. Mi chiedo se ciò a cui sto assistendo non sia un raro esempio di ciò che in passato possa essere stato il fascino delle geishe. Quando la ragazza scende, tutti si voltano per un'ultima occhiata. Scomparsa. Una signora anziana, capelli corti e grigi come i miei, giacca e pantaloni. Niente di trasandato, sono più malmessa io. Un intellettuale, direi, un volto da libreria delle donne. Entra nel vagone della metropolitana dove sono seduta, estrae dalla tasca un'armonica a bocca e suona O Susanna, Jingle Bells e chiede l'elemosina lasciandomi basita. A me piace dare sempre qualcosa senza giudicare a questo sì, a questo no. Per fare così mi basta pensare che potrebbe capitare anche a me di dover chiedere, ma questa volta rimango interdetta. La signora fa la mitigante per sfida, per scommessa, per poi scrivere un saggio su una rivista di economia o di sociologia. Ciao ragazza, mi ringrazia divertita quando le do un euro, facendo sorridere una vera ragazza seduta di fronte a me. Questo non è un frisbee sulla generosità, lo è sulla stravaganza, l'allegria e la comicità della vita. Oppure il frisbee vale un euro, se non l'avessi dato avrei dimenticato l'episodio e non l'avrei raccontato. I titoli dei libri di due ragazze che leggono in metrò, Eternità e Breathe Freely. Segni positivi, passi da giganti, se confrontati col solito Ken Follett, che sembra essere il Nobel della metropolitana. Il 22 luglio del 99 incontravo per caso Tommaso Chemini alla stazione centrale. La data è proprio quella perché l'ho messa a titolo di una mia poesia sulla giornata leggera e gioiosa che si chiuse la sera con un bel temporale. Chemini e io non ci vediamo mai. Proprio per questo dispedì la poesia, per salutarlo un po' meglio di quanto non avessi fatto la mattina, entrambi colti di sorpresa, impacciati di fretta in mezzo a quel viavai. Lo incontro di nuovo la sera del 14 gennaio 2004, alla linea rossa della metropolitana di Loreto, direzione Sesto San Giovanni. Ma tu guarda, sempre in questi grandi snodi, in questi scali ci incontriamo. Certo, perché viaggiamo e sono passati già passati 5 anni. Come va? Ci chiediamo. La prossima puntata, la prossima poesia del 2009, ad aprile o ottobre, autunno o primavera? E l'incontro fortuito dove? Malpensa, Linate o in una rimessa di tram? Via Custodio o Porcaccini? Ma se si trattasse invece di uno scalo e di un viaggio di tutt'altra specie, verso un altro spazio, tutti novellini, diciamo in mongolfiera. Scendi le scale della metropolitana e trovi il terreno fermo, porte aperte, ma perché non hai sentito arrivare, sai anche che sta per partire. Prendi la rincorsa, orecchie tese ad ascoltare il rumore delle porte che stanno per chiudersi, e lo sdancio, se non c'è gente che intralcia, ti porta quasi contro la parete opposta del vagone. Opla! In quell'istante il treno parte. Sorridi, ce l'hai fatta per un pelo. Sorridono anche alcuni passeggeri. La conosciamo tutti la gioia di quella sfida fino a se stessa, di quella soddisfazione. Bello da fare quello sprint da ragazzi, bello da guardare, quando è un altro che lo fa e al contempo ci fa dono del suo gusto dell'osare. Certo, può anche andarti male, le porte ti si chiudono in faccia e resti a terra con un'espressione mesta e imbarazzata, come se fossi appena scivolata su una buccia di banana. Ma vale sempre la pena di tentare,
serva a compensarti del peso e della durezza di una metropolitana quotidiana. Vedo per la prima volta in metro alle 7 di sera un signore con un PC acceso sulle ginocchia che ci lavora. Un'immagine da Eurostar o da aereo, dove però il PC sta comodamente appoggiato a un tavolino. Qui la sua posizione mi pare scomoda e forzata. È solo ostentazione? Il signore ci marcia o ci lavora? Il suo vicino gli sbircia lo schermo da sopra la spalla, come solitamente si fa col giornale, e lui reagisce, come sempre in questi casi, girandoci con un'occhiata indignata. Bene, ho capito, ci marcia come un bambino. Ma per quanto riguarda quest'ultima reazione, non è piuttosto il prezzo del biglietto a fare la differenza. I vicini sbiscono schermi quotidiani anche in Alitalia su un tiziano ucciso alpino e nessuno fa una piega. Caro collega, tra noi ci capiamo. A questo punto vorrei suggerire un minuto di silenzio.